Io non so neanche come cazzo fare ad aiutarti. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo giro. Io sono Giampaolo e questo, come sempre, è Ciccio Benza. Oh, è domenica e siamo in autostrada, lo so cosa state pensando. Che docoglione, va. E avete ragione, anche a me non piace tanto l'autostrada. Momento. Lois, questo non è il mio bicchiere di Batman. Interrompo il video un secondo perché ho deciso di girare questa clip per spiegarvi molto semplicemente che il video che adesso andremo a vedere assieme è stato girato in ottobre 2023, non 2024. Siamo nel 2024 e quindi mi sembrava logico darvi questo tipo di informazione, giusto perché magari all'interno del video parlo di altri video e altre situazioni accadute ancora nel 2023. Purtroppo è un casino perché ho fatto talmente tante cose nel 2023, soprattutto negli ultimi mesi, che mi hanno intasato letteralmente la mia pipeline di lavoro per la pubblicazione dei video. E siccome c'erano dei video che volevo far uscire assolutamente in tempo, come per esempio quello del Pizzoc, che non avrebbe avuto senso far uscire mesi dopo, allora ho fatto slittare alcune altre uscite. Portate pazienza, vogliatemi bene lo stesso, godiamoci questo bellissimo giro. Ogni tanto però è inevitabile farla perché comunque ha una serie di evidenti vantaggi. Gruppettino di moto davanti a me. Oggi partecipo insieme al gruppo di Royal Enfield Italia, capeggiato da Ale, anche lui youtuber, vi lascio qua da qualche parte i suoi riferimenti, e insieme al campero andiamo a fare la Lessinia. Se sarà già uscito il mio video di due giorni del giro dei quattro laghi della Lessinia insieme a Fabrizio e la combriccola di Matti Le Marche, è la seconda volta che vengo a fare la Lessinia quest'anno. Se quel video non è ancora uscito, invece è la prima volta che andiamo a fare la Lessinia insieme. Proseguiamo l'autostrada con il gruppetto di moto davanti a me, mi risparmio tutta l'autostrada e ci vediamo direttamente al punto d'incontro. È un bel gruppone. Gruppone, esatto. Sono delle belle motolette, cazzo. Hai visto quella vera ermetica? Allora, la prima cosa che mi viene in mente è solo questa. Non siamo professionisti, ok? Cioè, per dire... È un giro molto tranquillo perché in verità la Lessinia, non so se avete mai fatto l'eroica, è una strada di ghiaia, non sono pietroni, non è Iraq, non è Piemonte, cioè è molto tranquilla. Quindi si può fare tranquillamente anche seduti, anche piano, prima, seconda. Chi non l'ha mai fatto lo sterrato e lo prova oggi, deve prendersi confidenza, non parlo con quelli proprio che non l'hanno mai fatto. Prendete confidenza tranquillamente, seduti anche in primo e secondo, sentite come va, non serve togliere la BS in quella strada perché non è complicata. Stare in piedi aiuta magari anche a per vedere davanti, ok? Se succede qualcosa. Vadi, vadi! Bel gruppozzo. Più di 30 moto. Guarda che bella vista di gruppone. Dovete di strada adesso, vabbè, praticamente quasi tutto asfalto tranne l'ultimo tratto dove prendiamo la Lessinia. Guarda che roba, guarda che filozza di moto. Beh, finora è decisamente una bella passeggiata. La strada è carina, non l'avevo mai fatta questa strada, quindi interessante, grazie Ale, e me l'hai fatta scoprire, perché di solito io per andare su in Lessinia faccio un'altra strada che parte proprio più da Verona. Questa è molto bella, molto carata resteca. Poveri quelli che mi stanno dietro, che c'è una moto che scoppietta e borbotta come una pentola di fagioli. Che bello, in colorazione verde militare o marroncino, mi piace veramente molto. Chissà, ci facciamo un pensierino, locanda al confine. Bene. Tra l'altro prima in autostrada, vabbè, 100, 120 massimo che ho provato, 130 anche di punta. Devo dire che il parafango anteriore alto, contrariamente a quello che avevo sentito dire in giro, non mi
ha dato nessun fastidio, io non ho percepito nessuna controindicazione. Certo, forse andando più veloce magari fa un po' più bene da fastidio, ma devo dire di no, per ora mi è piaciuto molto. Poi vabbè, sotto i 100 all'ora non si sente niente, quindi non mi fa veramente alcuna differenza. Mentre invece dal punto di vista estetico e aggressive ne fa tanta di differenza. Tanto stiamo salendo e la rieta si fa sempre più freschina. Sono andato un po' avanti, mi sa che c'è un gruppetto un po' più avanti. Ho lasciato un po' dietro Ale un attimino per farmi una sgranchitella di gambe. E ragazzi, andando via con il gruppo, effettivamente bisogna andare via abbastanza tranquillini. La strada è molto bella comunque. Ricongiunto col gruppo. Non ricordo se questa l'ho fatta o meno, mi pare di non averla fatta questa. È bella però, sì. Decisamente molto molto bella. Poi spicca, mi pare V4, bello. Comunque la Lessinia da esplorare è veramente bella, tantissime strade. Vabbè, oggi è una passeggiata e la prendiamo così. Le mucche, poi veramente ha un tiro di schioppo da casa. Si potrebbe veramente venirci più spesso. Guarda che panorama. Bambini che salumano. Bene, bene. Penso che siamo arrivati o quasi al punto d'ingresso. No, non ancora. Ah, questa è chiusa. Peccato. Questa era molto bella. Ah, sì, madonna, ok. Quindi la prendiamo proprio dall'inizio, proprio dalle porte, ok. Adesso ho capito dove siamo. Eccole qua. Ponte col cartello dell'ingresso ufficiale da questo lato della strada della Lessina, il parco regionale. Ciao cavalli! C'è il parcheggio e poi poco più avanti la strada comincia. Se vi ricordate nel video che vi lascio qua in alto nella scheda, l'ho fatto al contrario, ancora con multistrada, buca di selva. Ok, abbiamo tolto la bus, abbiamo messo la modalità enduro e andiamo. Madonna, come mi va in giro la moto. Devo sgonfiare le gomme, ragazzi. Zizi, mi va proprio dappertutto. Mi scodazza anteriore, mi si muove. Però figo. Altro giro in Lessinia, altra corsa. Vabbè, loro vanno veramente molto tranquillissimi. Wow. Domino col cappello, tanta roba. Cappello degli alpini, figo. Effettivamente da questo lato a salire è bella. Forse è più bella. Io l'avevo fatta l'altra volta scendere e poi l'altra volta con Fabrizio ancora un'altra volta. L'ho fatta, ma non l'ho fatta fino in fondo, ci siamo fermati prima. Bellissima, sempre bellissima. Ale, super campero, se la strada me lo permette mi fermo e lo aspetto. Ah, ok, la malga su è aperta, quindi vanno in quella malga lì. Ok, top. Mi ero dimenticato com'era, con la mano informicolata. Allora, primo passo off, com'è andata? Mi sono un po' cacato addosso all'inizio, devo sei dire. Sei cacato nelle bracchette? Faceva... Un po' sì, un po' sì. È bello. E all'inizio? È la prima volta che lo faccio, sì. La prima volta che metti le gomme sul jarin e dici... La gente. No, la gente purtroppo è un problema. Un po' caga perché ti riduce ancora di più lo spazio, quindi... Sì, non puoi andare dove vuoi. Non è che puoi seguire la traccia, devi andare dove c'è il gruppo. Bene, bene, dai. Ottimo. Gruppone incredibile. Bella bella gente, spero. Guarda che bella la filetta là di moto, non ho filetta anche dietro. Spero veramente di aver trovato un gruppetto con cui fare delle cose divertenti. Guarda che bel gruppo, guarda che bella fila, che figo. Guarda, guarda, guarda che bella fila, ecco. Fighissimo, cazzo. Ormai è tutta un'altra roba, ragazzi, è un altro andare, ragazzi. È tutto esercizio per me questo. Oh, che coma, ragazzi. Figo. Molto frigo. Oh. Ecco, affondo un po' di più, me l'ero dimenticato. Oh, Ale.
Ale l'ho visto male. Ale l'ho visto male per un attimo. Ho preso paura con la gente. Comunque il battesimo del fuoco per Ale è troppo figo, sono contentissimo. Dai, si sta impegnando, lo vedo. Mamma mia, quanta gente. Eccoci qua, dovremmo essere arrivati al punto in cui adesso i gruppi si dividono. A destra si va su per lo sterrato aggressivo e invece gli altri vanno per la strada. Adesso vediamo lo Zanda cosa vuole fare. Ale, devi sentirti tu. Io non consiglio, vedete voi. Avete la IMA, avete fatto così. Decidi tu, tesoro. Proviamo. Proviamo. Vedete voi. Dai, c'è lui, ci sono io, Ale. Forza. Come vuoi, tesoro. Se non te la senti... No. Ci proviamo. Ale, cerca di stare con noi però, perché sennò io magari da solo... Dietro, perché se qualcuno magari succede io li becco. Boh. E poi è andato avanti. Ok, vediamo questo pezzo che non ho mai fatto e che dicono non sia difficile. Vediamo com'è, ecco, appunto. Il mio amico Alessandro. Non è davanti. Ah, è là, eccolo là. Non l'avevo visto. Primo caduto alla prima curva. Ghiaia. No, te la fai di prima questa, così stai dietro a dare. Bene, sì, è un po' più tortuosetta, un po' più schifosella. Bravo Ale, grande Ale. Mi sto dietro così, se c'è bisogno. Grande Ale. Sei stato bravissimo. Un po' più molleggiato, meno duro. Importante una cosa, accento a tutti i movimenti, molto larghi le gomiti perché è più facile controllare. Io ormai devo dire che le cose più facili queste le maneggio. Via. Non so ancora ti ho preso. Con la telecamera, cazzo, scusami. Io non mi sono fatto un cazzo. Ma io voglio dire che c'è un cazzo per dire. Sì, come tu la telecamera. Vai! Ecco, oppure battuto, Dio, la telecamera. È garetto, bro. Peccato che la telecamera si è spenta prima, perché la strada era veramente bella. Bella. Comunque questi ragazzi qua in due, ci sono due, tre persone in due. Minchia. Vabbè, io non so come fanno. Ah, c'è Ale che fa da tappo, poverino. Figo. Bella questa traccia. Oh, io lo... come cazzo fanno? Ok. Scusami se ti ho passato, ma eri in difficoltà. No, ma come... devo avere la velocità, hai capito? Ma vai, figurati, anzi, complimenti! No, perché... Complimenti a te e complimenti a lei! Perché se non ho la velocità... No, certo. A ti ama, B si fida. Dico che A ti ama, B si fida, cazzo. Beh, abbiamo tirato l'Italia insieme. Lo so, i bravi, cazzo, complimenti. Grandi. Vediamo se con la mia disabilità riesco ad aiutarti. Hai visto io? Devi metterti di qua. Ti conviene scendere, Ale, e spostiamola di qua, perché di là non vai su. Te la metti in folle in prima. In prima? Non c'è più nessuno giù? Pare di no. Spegnila! Spegnila! Io non so neanche come cazzo fare ad aiutarti adesso. Ehi! Potete venire a dare una mano? Sono inchiodato. Non riesci a venire su? Perché volevo mettermi di qua, ma c'era... La ragazza. Che io faccio fatica a spingerlo. Sono inchiodato. Non viene più fuori. Sono inchiodato. Dai, no, metti la prima. Metti prima senza accelerare. Adesso, vai, accelera piano. Piano. Vai. Grandi, grazie mille. Allora, come avevo previsto, Alessandro voleva fare ancora sterrato per l'anello, quindi loro, tutti i ragazzi di Malaya Veneto, sono andati dopo sterrato. Io ho preso un piccolo manipolo di gente che era stanca, non aveva voglia di fare l'ultimo pezzo sterrato, e adesso siamo andati a vedere che io sono veramente stanco. L'ultimo pezzo di ghiaia mi ha dato qua. Allora andiamo per asfalto. Alessini è un parco giochi. Vai, dimmi allora. Oh, dai. Com'è andata? No, forse come prima roba pensavo sì. Un po' più facile. Ale ha un po' esagerato.
È perché mi sono cambiato, mi avete visto? No, è il primo giro per qualcuno che è stato più... Ma Alessandro, il tipo è da qui. Ma gli ho detto, ha fatto battesimo, comunione e cresima in un colpo solo. Adesso manca solo che il prete ti... Non si può dire, ed è fatta anche quella. La televisione. Esatto, è fatta così. Guarda, guarda, guarda Alec. Cazzo, bel giro veramente comunque. Sì, grande. Grazie, grande. Troppo figo. Bellissimo. Troppo figo, troppo figo. A few moments later. Ok, siamo ripartiti dopo il pranzo pomeridiano delle 4. Abbiamo salutato tutti gli amici dell'Himalayan Veneto e Ale. E adesso con il campero alle mie spalle ci rimettiamo in strada per tornare in quel di Padova. Veramente un giro stupendo, ragazzi. Mi sono divertito veramente tanto. Situazioni più o meno complicate, diciamo, da gestire. Però devo dire che ormai questo genere di cose riesco a farle senza troppi problemi, quindi il mio livello è sicuramente migliorato drasticamente. Ma magari se vieni un po' più a sinistra, cosa ne pensi? Mamma mia, oh, il giorno che il Signore ha dispensato l'intelligenza avevi l'ombrello aperto tu. Comunque l'Alessinia è veramente un porco giochi, ragazzi, un porco giochi per noi motociclisti. Ovviamente per tornare non ci siamo fatti mancare nemmeno la strada panoramica del Rosaro, che è bellissima. E via, tra 3 km abbiamo l'ingresso in autostrada, che è tra 3 km magari. Tra 3 km dobbiamo prendere l'SP6 in direzione autostrada. E il tramonto ormai è in arrivo, siamo all'uscita di Padova Ovest. 50 km, non so se si vede, segna 10.002. 10.002 km con la Desert, festeggiamo i 10.002 km, mentre invece il giro di oggi 292,8 km, che tolti i 160 km di autostrada andare e tornare da Verona, a 130 km, abbastanza deludente, giretto piccolo, deludente come chilometraggio, divertentissima come giornata e bellissima esperienza. Conosco un sacco di gente. Adesso mi devo beccare anche il Merdaflex e mi posso fermare qua ad aspettare il campero, che invece deve fare l'otichetto. Mi sa che è lì o poco più lì il campero. Addio, addio, luce dall'Enel, che stanchezza. Io e la mia signorina stiamo proprio bene, solo che la mia non è una signorina, ma è una muccona. Io e la mia muccona stiamo bene insieme. Gente che suona. Camarona zarrissima. Eccolo qua. Cazzo di affare che non partiva. Numero uno. Ci sentiamo domani. Sì. Grazie tipo. No, grazie a te. Io sono distrutto. Anch'io. Ho veramente lesso. Ciao, notte. Grazie tipo. Grazie. Ciao, buona serata, caro. Ciao. Numero uno, cazzo. Don't try this at home, ragazzi. Cioè, queste cose sono brutte e non si fanno. Bene, 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 ragazzi miei. Direi che il video può concludersi con i saluti di Rito. Saluti del mio amico Rito. Oh, 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 oh. Che battuta di merda. Va bene, ragazzuoli, giro bellissimo, gente bellissima. Campero top numero uno sullo sterrato per la prima volta. Numeri da circo. Desertona, sempre happiness. Cos'altro volete che vi dica, ragazzi? Come al solito, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciatemi un like e un commento. Ragazzi, siamo più di 2000, è 2059 ieri sera eravamo arrivati, quindi un bel numerino. Grazie, 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 ragazzi. Sulle note, la desertona che gracchia cattiva e scoppietta in rilascio. E ci vediamo nel prossimo video. Adios!